Volete avere un attimo di pazienza? Sono 3 settimane che dico che devo entrare, non è il 15 adesso. Volete avere un attimo di pazienza? Lo sappiamo per concertezza che non è vero, non è il 15. A chi l'ha detto che è il 15? Non è il 15. No, 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 ascolta, ascolta. Diciamo, alzando la vostra perché poi la settimana. Ascolta, arriviamo qui. Ma non si può fare una scrittura privata in cui si dice che io, Marchesi Mario, rinuncio a qualsiasi cosa al momento del mio licenziamento e i soldi me li può dare subito? Perché? Ma non è vero, perché un avvocato non può scrivere una cosa del genere? Ma dove sta scritto? Dove sta scritto che non posso fare una scrittura privata dove io dichiaro che al momento del mio licenziamento nulla mi è dovuto e i soldi me li dai subito? Vabbè ragazzi, io dico a me pure qua basta, Mario scusami, perché qua sono 40 giorni che stiamo tribulando un po'. No, non ci mancherebbe. No, non tutti. Io dico semplicemente una cosa, che siamo arrivati a capolinea, però il messaggio non deve passare che ci dà l'incentivo all'estero prima che non ce lo dà, mettetelo in testa dopo, non è che dite qualcosa di soldi prima. Ma guarda che non so se accettiamo, non ci accetta, basta, non si accetta. Noi abbiamo chiesto sempre la stessa cosa, lo dicono di no. Quindi raga, fate le vostre proposte. Ragazzi, ho capito, Ragazzi, non ha 2 anni di vita. Ha usato fax, telefono, ma quali sono cazzi d'azienda che hanno detto sono cazzi loro, ma cosa vuol dire? Ma forse la straordinaria come ce l'ha noi? No, non ce l'ha. Allora, che c'entra di dare lì? Non c'entra niente. Allora, se rubavo, una volta che si faccia bene, ma che tu ti sei fantastico? Interpretazione. Io ho chiesto a un avvocato esterno se era possibile raggiungere quei soldi prima di questa roba qua, e purtroppo la risposta è stata la stessa che loro ci hanno detto. Ne ha detto l'avvocato, purtroppo non funziona così. E i soldi si può prendere soltanto quando tu dai una carta di licenziamento e firmi che non hai nessun altro contesto con la vita. Quindi ragazzi, vi raccomando, che il mio avvocato ha detto il contrario. Io lo so che non è giusto, capisco tutto questo perché io mi trovo una situazione, però purtroppo quello che loro dicono è la verità. Intanto ti ringraziamo per la precisazione. Io oggi firmo questa cosa, accetto 10.000 euro quando finisco il rapporto. L'anno prossimo Rapisata gomme, cioè Caterpillar gomme, fallisce, io cosa ho firmato? La tua condanna prima. Ho fatto 40 giorni e poi dopo loro hanno anche quel diritto di scegliere quando fallire per non darmi 10.000 euro. Ma da qua? Questi qua stanno già Caterpillar non farà l'altro, ma secondo la Caterpillar trattori che cazzo. Se no è poco per dire, se mi commenta la Caterpillar deve rispondere lei. Perché questa cosa qua, io ho provato a guardarmi un po' in giro, ma non ho
visto una sede, c'è una sede italiana, la capo, no? Infatti non ce n'è. Eccola lì, abbiamo a Peoria. Guardate che poi ci la fate le domande e noi cerchiamo di trovare i dati, però se tutte le società di proprietà della Caterpillar non hanno la ragione sociale Caterpillar, SRL piuttosto che SPA, piuttosto che ogni società qua in Italia ha tenuto la sua ragione sociale, i proprietari